Alessandro Borgioni, segretario territoriale della FILT CGIL, avete organizzato già una settimana di sciopero dall'11 al 17, oggi questo sit-in, e ora che succede? Ora che succede? L'Enel, secondo me, non ha capito che una gara di appalto fatta in un altro sito, in un altro posto, con delle regole diverse, si può gestire forse come loro avevano ipotizzato questo. Ma qui c'è una legge, che è la legge dei porti, che stabilisce delle regole, e noi, fino a quando queste regole non verranno sistemate, non verranno messe a posto, noi lotteremo fino a che ne avremo la forza, perché non possiamo far passare un principio per cui la legge cardine dei porti possa essere messa in discussione così come si sta facendo adesso. Poi dopo credo che, tanto lo abbiamo scritto, è inutile che rimetterci a dire articolo 16 servizi, articoli 16 porcuri, cioè è inutile fare questo passaggio. Quello che non capisco è perché siamo arrivati fino a qui. L'Enel più volte ha detto nel momento in cui l'ente ci dovesse comunicare qualcosa ne prenderemo atto e potremmo anche pensare di ritirare la gara. L'ente ha scritto, l'autorità ha scritto, ha rilevato una serie di incongruenze rispetto alla legge 84-94. Io non riesco a capire perché non ci si fermi. Parlavamo di imprese che operano nel porto, se ne ricorda qualcuno di quelle che stamattina sono venute a dare la propria solidarietà? La solidarietà l'hanno data intanto gli autisti della Royal Bus, i compagni della CILP, la Porte Mobility, la Seaport, e poi rimane sempre anche difficile ricordare tutti coloro che ti aiutano, perché poi se ne dimenticasse qualcuno sarebbe sbagliato. Però noi sappiamo che la solidarietà dei lavoratori ce l'abbiamo, anche perché poi la compagnia, i lavoratori della compagnia hanno sempre dato e aiutato, e sempre lo faremo, dato il supporto agli altri operai. Detto questo, ripeto, questo è solo l'inizio, quindi ai noi dovrebbe essere solo la prima, a meno che l'Enel non ritiri questa gara.